Sì, per le strade c'è solo realtà. A casa, in chiesa, in macchina, in televisione, in carcere. Sempre e solo realtà. Ma dico io il sogno dov'è finito? Ma chi ha scippato la mia immaginazione? Io non riesco più ad immaginare perché tutto c'è già. Io non riesco più a desiderare perché tutto ci viene offerto in anticipo, capisci? Sì, bravo, magari a rate. Ecco perché sono venuto qui. Addirittura a pochi passi da lui che potrei addirittura toccarlo. Non lo so, qui non c'è bisogno di avere campo per poter comunicare con gli altri. Qui troviamo le risposte più semplici alle domande più complicate. E non ti puoi nemmeno addormentare perché le stelle sono così vicine che ti pungono la pelle. Dovresti provare, sai, l'amore. Prendi l'amore. L'amore è come un gas che si diffonde in ogni direzione, fa saltare i gradi di separazione. I baci cadono a caso, le parole più belle passano da un cuore all'altro. Fuori, per sognare siamo costretti a bluffare con noi stessi. Condividiamo solitudini scambiandole per amicizie, condividiamo la noia scambiandola per il nuovo smartphone. Pensiamo di reclutare amici con un dito, delegando un emoticon a raccontare le nostre emozioni, ma lui, Renato dice che l'amore non è così. Dice che l'amore non si lascia incasellare e dice che è maleducato perché non chiede il permesso quando arriva e non saluta quando se ne va. Come devo fare io con te adesso prima che mi becchi? Ciao, ci sentiamo. Che cosa ti stai perdendo a non essere qui? Questi sono momenti unici, sono irripetibili. Siamo liberi, liberi, liberi. Senti, sono stato lo zimbello della mia classe fin dall'elementare. Hanno riso di me, delle mie scarse capacità intellettive. Non c'era nulla che gli andasse bene a quegli stronzi dei miei compagni di classe, figli di una manica di ricchi, presuntuosi e fasulli con i loro soldi. Ma qui c'è una nuova resistenza. Lui dice che l'inquietudine paga. Bene, restiamo inquieti. Lui dice che non possiamo giocare sempre in difesa e che il futuro è la cosa più importante che abbiamo, perché è lì che passeremo il resto della nostra vita. Basta selfie, basta guardare solo noi stessi. Qui c'è un panorama meraviglioso. Passaporti, permessi di soggiorno non sono richiesti. Tessere, appartenenze non sono pervenute. Affitti, rogiti, compravendite. No, qui non ci possono trovare, capisci? Questo è un luogo dell'anima, è uno stato del cuore, inaccessibile agli stupidi e ai vigliacchi. Questo è un sogno. È il sogno più bello che abbia mai sognato. Qui se vuoi la guerra è finita. Qui, se vuoi, sei libero di scegliere chi amare. Qua non ci sono divise, non ci sono schieramenti. E l'inno nazionale è una canzone d'amore. Qui non devi prendere un abbonamento, una tessera, un modulo. Devi solo prendere coscienza. Ed è per questo che sono qui stasera, perché ne avevo bisogno. Penso che in questo momento io ho i brividi. Questo sono io, questa è la mia testa, questo è il mio cuore, queste sono le mie gambe, sì, insomma io mi rappresento, ecco. Ho soltanto scavalcato la transenna, ma io detto ce l'ho da qualche parte, ma lo mostro. Sì, dovete perquisirmi. Per cominciare vi dico subito che le armi che io ho in dotazione le potete pure sognare. Fa più vittima una mia parola delle vostre mitragliette. E a voce alta, sono scappato spesso dai luoghi comuni, ho preso a pugni la mia sfortuna fino a farla sanguinare, ho aiutato una prostituta ad attraversare un mare di guai, ho dirottato un barcone di profughi a casa di Salvini. E poi ho fatto l'amore senza cintura di sicurezza, a 180 km orari, in autostrada. E comunque avete ragione, sì, bisogna controllare gli eccessi e i flussi dell'entusiasmo, bisogna sedare le ambizioni, appiattire le differenze, condannare l'evasione mentale, l'abuso di godere e reprimere tutte quelle piccole felicità che possono indurre un uomo a rifiutare l'ubbidienza cieca e repressiva che è in malafede. Adesso, se permettete, io vorrei tornare da Renato. E guarda dove sono. Dove sei stata anche tu tante di quelle volte. Ti ricordi la prima volta che mi parlaste di Renato?
All'epoca non mi spiegavo il perché di tutta quell'euforia, ma oggi sono in grado di comprendere molto di te e del tuo Renato. Sono musica i nostri movimenti, le nostre azioni, le scelte. È una confluenza forse strana che riesce a far sì che un gran numero di persone possa provare l'identico trasporto nel medesimo istante. E del resto me l'hai insegnato tu che Renato non vuole, non può sostituirsi al nostro istinto, alla nostra volontà. È una voce sicura, è una presenza discreta. E direbbe lui, una ruota di scorta. Nonna, goditi questo panorama. Questa è la tua gente. E questo sono io. L'erede della zero follia. Ormai esiste un farmaco per tutto e per tutti, ma io mi sono sempre chiesto, funzionano veramente? O vanno soltanto a riempire il vuoto delle nostre giornate? Non lo so. Però questo è il mio lavoro. Certo, sarebbe piaciuto anche a me dispensare canzoni invece di pasticche, melodie invece di sciroppi. C'è qualcuno che dice che abbiamo tutto, ma se io non avessi avuto il cellulare, il digitale, il surround, la pay TV, l'HD, eBay, iTunes, sarei stato veramente felice. Non lo so, questi sono sterili diversivi, sono analgesici che mettono a tacere i sensi. È duro avere proprio tutto. Però Renato non è mai caduto in certe trappole, no, perché lui ha fatto della sua malattia la sua medicina. Certo, avrei voluto anch'io essere insultato dai camionisti, rincorso dai militari, espulso da scuola, interdetto da tutti i locali notturni per presunti tutti esauriti, ma aver avuto il coraggio di essere un manifesto di me stesso. Chiacchierando e chiacchierando io mi sono perso. Devo trovare il camerino di Renato. Voi! Sì, dico a voi. Qualcuno di voi saprà dov'è il camerino di Renato, no? Lo sanno. Così come io so che tu eri qui. Non ti nascondere, non ci provare. So che ci sei, anche se dall'odore che emani devi essere un iscritto fresco fresco. Tu lo sai che per stare qui occorrono parecchi requisiti: ottima costituzione, resistenza, spirito comunitario e voglia di raccontarsi senza autocensure né commiserazioni. E io divento ogni giorno più esigente, lo sai, rispetto alla leggerezza con cui si è abituati a misurarsi. Il costume che indossi, per esempio, io lo conosco molto bene, ma se volevi avvicinarti alla mia persona, hai preso male le misure. Io non cerco cloni, replicanti. Io coltivo le differenze, la sorpresa, la varietà. Allora, ragazzo, ehi, che vogliamo fare? Vogliamo esistere o fare finta? Basta fingere per cosa? Per diventare un ragazzo criminale o peggio, un ragazzo perfetto? No, io voglio ridere, voglio cadere, voglio rialzarmi, continuare a sperare, voglio che mi sia più negata la possibilità di sognare. Credi che sia possibile? Vedi, ad occhio e croce sì, potrebbe essere possibile, ma non così. Così.